Elementali, gli spiriti degli elementi, creature appartenenti ai quattro regni o elementi, terra, aria, fuoco, acqua. Eccetto alcuni di tipo superiore e i loro governatori, sono forze naturali, più che donne o uomini eterei. Fohat, elettricità cosmica, luce primordiale, l'onnipresente energia elettrica, forza vitale che tutto muove, potere che incessantemente costruisce e distrugge, sintesi delle molte forme di fenomeni elettrici. Gerarchia. Il gruppo di esseri spirituali sui piani interiori del sistema solare. Sono le forze intelligenti della natura e dirigono i processi evolutivi. Si suddividono in 12 gerarchie. Entro l'ambito dello schema planetario, lo schema terrestre, esiste un riflesso di questa gerarchia, dagli esoteristi chiamata occulta. È costituita da Chohan, adepti ed iniziati che operano nel mondo tramite i loro discepoli. Gruppi egoici. I corpi causali degli esseri umani si trovano sul terzo sottopiano del quinto piano, il mentale. Questi corpi, espressione dell'ego o dell'autocoscienza individuale, si riuniscono in gruppi secondo il raggio o la qualità dell'ego in questione. Guru, istruttore spirituale, maestro di dottrine metafisiche ed etiche. Iniziazioni. Da una radice latina che significa l'inizio di una scienza. È un processo per cui si penetra nei misteri della scienza del sé e dell'unico sé in tutti i sé. Il sentiero dell'iniziazione è lo stadio finale della via evolutiva percorsa dall'uomo e si divide in 5 stadi, dette iniziazioni. Jiva, unità separata di coscienza. Kali Yuga. Yuga è un'era o un ciclo. Secondo la filosofia indù, la nostra evoluzione è suddivisa in 4 yuga o cicli. Il Kali Yuga è l'era attuale, significa era nera. Un periodo di 432.000 anni. Karma, attività fisica. In senso metafisico, legge di retribuzione, legge di causa ed effetto o causalità etica. Vi è karma di merito e karma di demerito. È il potere che governa tutte le cose, la risultante dell'azione morale o l'effetto morale di un atto compiuto per desiderio personale. Kumara. I 7 supremi esseri autocoscienti del sistema solare. Si manifestano per mezzo di uno schema planetario, come un uomo mediante il corpo fisico. Tra altri nomi, dagli indù sono chiamati figli di Brahma, nati dalla mente. Sono la totalità dell'intelligenza e della saggezza. L'ordinamento del sistema solare si riflette nello schema planetario. A capo dell'evoluzione terrestre vi è il primo Kumara, coadiuvato da altri 6. 3 esoterici e 3 exoterici, punti focali per la distribuzione della forza dei Kumara sistemici.
Kundalini, il potere della vita, una delle forze naturali. È un potere noto solo a chi pratica la concentrazione yoga ed è racchiuso nella colonna vertebrale. Lemuria. Il termine moderno usato dapprima da alcuni naturalisti ed ora adottato dai teosofi per indicare un continente che, secondo la dottrina segreta orientale, precedette l'Atlantide. In esso si sviluppò la terza razza radice. Logos. La divinità manifestata tramite ogni nazione e popolo. Espressione esterna o effetto della causa sempre celata. Così la parola è il logos del pensiero e perciò logos è opportunatamente tradotto con verbo e parola in senso metafisico. Pensiamo al primo versetto del primo capitolo del Vangelo di Giovanni. Logos planetario. Così sono generalmente detti i sette spiriti eccelsi corrispondenti ai sette arcangeli dei cristiani. Sono tutti passati per lo stadio umano e si manifestano ora mediante un pianeta e le sue evoluzioni, come l'uomo si manifesta per mezzo del corpo fisico. L'eccelso spirito planetario, che opera mediante un globo, è in realtà il Dio personale di quel pianeta. Macrocosmo, letteralmente il grande universo, Dio che si manifesta mediante il proprio corpo, il sistema solare. Mahachohan, capo del terzo grande dipartimento della gerarchia. Questo grande essere è il signore della civiltà e l'espressione del principio intelligenza. È l'incarnazione sul pianeta del terzo aspetto o intelligenza della divinità con le sue cinque attività. Mahamavantara, grande intervallo di tempo fra due sistemi solari. Questo termine spesso viene applicato ai più vasti cicli solari, implica un periodo di attività universale. Manas o principio manasico, letteralmente la mente, la facoltà mentale. Ciò che distingue l'uomo dall'animale è il principio che individualizza, che consente all'uomo di sapere che esiste, sente e conosce. Alcune scuole lo dividono in due parti, mente superiore o astratta e mente inferiore o concreta. Mantram, versi contenuti nei Veda. In senso esoterico, un mantram, o facoltà psichica che trasmette la percezione o il pensiero, è la parte più antica dei Veda, la cui seconda parte si compone dei Brahmana. Nella fraseologia esoterica, mantram è la parola fatta carne o resa oggettiva per divina magia. Sequenza di parole o sillabe disposte ritmicamente in modo che pronunciate generino vibrazioni particolari. Manu, nome rappresentativo del grande essere reggitore, primo progenitore e capo del genere umano. Deriva dalla radice sanscrita man, che significa pensare. Manvantara, periodo di attività contrapposto ad un periodo di riposo, senza riferimento alla specifica durata del ciclo.
spesso usato per indicare un periodo di attività planetaria con le sue 7 razze. Maya, in sanscrito illusione, indica il principio della forma o della limitazione, il risultato della manifestazione. In genere è usato in senso relativo per indicare i fenomeni o le manifestazioni oggettive create dalla mente. Mayavi Rupa, in sanscrito forma illusoria, è il corpo di manifestazione creato dall'adepto con un atto di volontà per usarlo nei 3 mondi. Non ha rapporto materiale con il corpo fisico, è spirituale ed etereo e passa ovunque senza impedimenti od ostacoli. È costruito col potere della mente inferiore ed è composto di sostanza astrale del tipo più alto. Microcosmo, il piccolo universo, l'uomo manifestantesi mediante il corpo fisico. Monade, l'uno, il triplice spirito sul proprio piano. In occultismo spesso significa la triade unificata, Atma, Buddhi e Manas, o volontà spirituale, intuizione e mente superiore. Parte immortale dell'uomo che si reincarna nei regni inferiori e gradatamente progredisce fino all'uomo e poi alla meta finale.